Buonasera, siamo qui stasera con Gianni, il nostro amico chef, che ci presenterà, ci aiuterà a capire meglio quelli che sono i nostri novità 2010, il forno Candy UC con sistema illuminazione LED e il piano di induzione a basso assorbimento Candy. Gianni, a te la cucina, esagera. Grazie. Siamo qui quest'oggi per dare a voi una dimostrazione del nuovo forno UC della Candy. Subito posso anticiparvi col dire che il vantaggio di avere questo forno è una perfetta illuminazione, perché è dotato a entrambi i lati di lucine a LED, che praticamente danno un costante illuminazione perfetta di tutta la profondità del forno. Il vantaggio di avere queste luci, che sono anche una luce molto bianca, quindi non altera quello che è il colore naturale degli alimenti, sia in fase originale che durante la cottura, quindi avrete sempre una visione reale di quello che è la cottura degli alimenti. Partiamo anche col dire che il vantaggio di queste lucine sono che a differenza delle luci tradizionali non sono soggette a bruciarsi così frequentemente come quelle di un forno tradizionale, e possiamo anche dire che mettendo le pietanze in vari livelli possiamo vedere perfettamente quali sono l'andamento della cottura. Ad esempio quest'oggi abbiamo provato a preparare un arrosto di vitello e una crostata che metteremo a cuocere simultaneamente a diversi livelli. Partiamo col mettere prima la carne e possiamo metterla tranquillamente nella parte inferiore del forno, per il semplice fatto che durante la cottura i vari schizzi di olio o di sapore che può lanciare la carne non vanno a intaccare quello che è la cottura della crostata. Anche perché così facendo durante la cottura non si ha inquinamento dei sapori. Un'altra particolarità dei nostri forni Candy UC è che sono tutti dotati di una tecnologia U-Cook, che non è altro che un controllo elettronico della ventilazione. Questo permette di poter cuocere contemporaneamente vari tipi di alimenti, praticamente mettendoli a vari livelli. La ventilazione non fa altro che omogeneizzare quello che è la temperatura interna del forno e ha una cottura costante di tutti gli alimenti. Un'altra particolarità che volevo segnalare di questo forno è proprio la funzione soft cook, che è una funzione che è praticamente il controllo dell'umidità all'interno del forno. Questa la consiglio perché comunque permette di mantenere sempre sotto controllo quello che è la lievitazione degli alimenti, perché ha una distribuzione dell'umidità omogenea. Quindi va bene sia per la cottura delle paste lievitate salate, che possono essere paninetti, pizza, focacce, che sia per la cottura del ciambellone o dei piccoli plum cake, sia dolce che salato. Una volta durante la cottura non si fa altro che alzare la temperatura e si possono cuocere diversi tipi di alimenti contemporaneamente, perché comunque mantiene la morbidezza e la fragranza di tutti i prodotti, sia dolci che salati.